Onorevole Scajola, un vertice come sindaco, ma anche come presidente della provincia di Imperia, con i comuni della Valle Impero, Rivieracqua, i dirigenti, i tecnici, insomma, il punto della situazione, emergenza idrica, sì o no, soluzioni? Allora, intanto il 20 con il presidente della regione e con l'assessore alla protezione civile e ai lavori pubblici, Gian Pedrone, faremo in provincia il punto sulla crisi idrica del nostro ponente, anche alla necessità di impegnare nei tempi più brevi i finanziamenti dello Stato e l'anticipazione della Regione per l'acquedotto del Roja. Ma poi c'è un'emergenza più attuale, che è in particolare nella zona imperiese, che riguarda i comuni di Chiusanico, il comune di Ponte d'Assio, il comune di Lucinasco, che hanno problemi di mancanza di pressione, quindi in molte ore della giornata non arriva l'acqua. E così nel comune di Imperia, l'ex comune di Sant'Agata, di Montegrazie e di Moltedo. C'è necessità quindi di trovare forme per garantire una costanza di acqua. In questo incontro oggi fatto con tutti loro e con Rivieracqua abbiamo analizzato i diversi aspetti. Abbiamo deciso che l'erogazione dell'acqua in questi territori di cui vi ho detto sarà interrotta da domani sera dalle 22 alle 5 di mattina. Si ritiene che in questo modo si possa garantire il riempimento delle vasche che permetteranno di riuscire ad avere le pressioni durante il resto della giornata senza dover avere interruzioni. Nel contempo, con collaborazione sulle due più significative imprese che hanno bisogno d'acqua in quella zona, che sono la CLAS e Merano, con grande collaborazione da parte loro, ci sarà una forte diminuzione dei consumi riorganizzando il loro modello produttivo e riusciranno a farlo nei prossimi 3 giorni. Insieme a questo si devono riattivare con urgenza i pozzi che, ahimè, erano ormai in disuso da diversi anni sul torrente Impero e sul torrente Prino. E così un lavoro urgente di collegamento del Roja alla vasca dei Bardellini, che oggi non è collegato e che quindi serve a compensare la diminuzione di portata d'acqua che arriva dall'acquedotto di Rezzo. Quindi, come vedete, abbiamo fatto un esame molto approfondito e abbiamo preso queste decisioni, che sono decisioni provvisorie, perché serviranno intanto, e speriamo che così sarà, lo verificheremo, una costanza di approvvigionamento idrico in queste zone nelle ore diurne. Pensiamo che sia una cosa buona. Vedremo, come stiamo facendo ormai da giorni, momento per momento, quali sono questi risultati. Ma poi c'è una preoccupazione più grossa. Cosa succederà quando aumenteranno ancora i consumi? Per adesso il Roja tiene, l'acqua nel Roja c'è, quella che non prelevi va a finire a bagno, in mare. Quindi il problema non è di non utilizzare l'acqua del Roja, che c'è. Il problema è che questo acquedotto è pieno di buchi e di falle, ogni giorno ne scoppia un pezzo e quindi bisogna accelerare quel lavoro. E poi c'è la necessità di andarla a cercare l'acqua con tante sorgenti che sono state trascurate nel tempo. Erano periodi di vacche grasse, si prendeva tutto dal Roja, anche se il costo di pompaggio e dell'elettricità è enorme, e si è invece trascurata la ricerca di nuove fonti. E poi c'è un'enormità di vantaggio che si può ottenere andando a prendere quella sorgente grossa che c'è nel preforo dell'Armo Cantarana, che se convogliato nel vecchio bypass potrebbe dare molta acqua al nostro sistema. In buona sostanza ci sono cose da fare subito, che è un razionamento in quelle zone con la chiusura notturna, quella da fare a medio termine, quella da fare a lungo termine. Ci vuole attenzione nei confronti del tema dell'acqua e questo è quello che dobbiamo fare, che ahimè prima forse predicavo nel deserto, adesso l'emergenza idrica lo ha fatto cogliere anche coloro che chiudevano gli occhi.